La bretella ferroviaria non penalizza affatto la città di Sulmona. Lo ha detto a chiare lettere il direttore di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile a margine della cerimonia legata alla sesta edizione del Premio Nazionale Pratola. Il direttore di Rete Ferroviaria Italiana ha smorzato tutti gli allarmi e le preoccupazioni che hanno portato nei giorni scorsi alla predisposizione dei moduli per la raccolta firme e ha annunciato il progetto 620 stazioni che potenzierà il nodo ferroviario di Sulmona. Sulla bretella Gentile ha precisato che si tratta di un potenziamento del servizio ferroviario per Sulmona. Chiedere a un sulmonese se un progetto che porta avanti penalizza la sua città, credo che la risposta è abbastanza ovvia, no? Non penalizza affatto la città di Sulmona, la valorizza, è un potenziamento del servizio ferroviario per Sulmona. La bretella sarà servita da una fermata che servirà anche Sulmona, quindi treni che da Pescara andranno all'Aquila in modo diretto avranno un'ulteriore fermata in una stazione nuova che sarà collegata con la stazione centrale. I servizi da Sulmona per l'Aquila o Pescara non si ridurranno nella maniera più assoluta, assicura ancora Gentile. Quelli che verranno aggiunti saranno utili anche per i sulmonesi, ma non finisce qui. Il direttore di Rete Ferroviaria Italiana rende noto il futuro roseo per la stazione di Sulmona, che sarà dotata, conclude, di moderni sistemi per rendere più facile l'uso della stazione, come ascensori e scale mobili, ma anche sistemi di protezione per gli accessi e wifi. La stazione di Sulmona è inserita in un network di stazioni italiane, sono 2.300 le stazioni, 620 sono quelle importanti, Sulmona è una di queste.